No, non so fare una foto. Sì, sì, grazie. Ciao, ciao. Grazie, ciao. Grazie, Vittorio. Sì, se ti sono tolto, adesso sono presente. Noi abbiamo riservato la questa iniziativa, la copia dei bronzi che famiglia di Pietro Santo. Ha tanti significati. Il primo è che questi sono bronzi liberi e gli altri sono bronzi prigionieri. Tra l'altro in Calabria essere prigionieri lo fa pensare molte cose. Ora non voglio contrappormi alla Calabria, ma da molto tempo penso che i bronzi di Riace dovrebbero avere una maggiore agibilità, nel senso che sono stati 2000 anni sott'acqua e sono sostanzialmente in buone condizioni. Pensare che andando sulla Luna, curando le malattie più difficili, non potevano andare in America o a Pechino, non più in Russia, i bronzi di Riace è un controsenso logico, sono fermi da 41 anni. Quando si mossero la prima volta per andare in restauro a Firenze, poi Pertini con molta intelligenza li portò a Roma. Roma sarebbe il luogo naturale per i bronzi di Riace, dovrebbero stare nella città che rappresenta l'Italia nella sua grandezza e rispetto al mondo antico. Il ritrovamento è la legge che stabilisce che le opere siano del maggiore nel importante museo statale della regione, ritiene a Reggio Calabria con un andamento molto alterno anche di visitatori, non so se siano 40.000 o 60.000, comunque un numero molto limitato. Allora da molto tempo io immagino che o per l'Expo di Milano o per un evento a New York essi possono muoversi. Il fatto che lì siano così fermi e qui si muova qualcosa dà il segno dell'intelligenza della fonderia del Fiaro, che io tra l'altro avevo già testato qualche anno fa, perché un grande pittore centenario che si chiama Carlo Marienti mi disse vai a vederli perché sono fatti molto bene. Così li ho portati alla vedetta per la forza sul falso dell'arte, ma era un divertimento, perché non sono falsi, sono profondamente originali, cioè rappresentano lo spirito del mondo antico e rimetterli in acqua, restituirli all'acqua, è un gesto molto intelligente, un gesto d'artista. Ora, che si può dire? La polemica che hanno fatto quelli di Reggio è incomprensibile, perché d'altra parte loro hanno questa specie di visione completamente centripeta, per cui tutto deve accadere in Reggio. Certo, uno può andare a Calabria, che è una bella città, ma non è la buona ragione per cui i bronzi debbano essere soltanto lì, rispetto a occasioni, magari in 5 anni, che potrebbero muoversi, ma si sono mossi anche l'esercito dei soldati di Pechino, quindi cinese, quindi trovo questa posizione abbastanza anomala e quindi che qui avvenga qualcosa che dovrebbe avvenire in un'altra parte d'Italia è molto significativo. Cioè Pietrasanta, rispetto al mare che circonda l'Italia, ha individuato nel mare il luogo da cui è nata Venere, sono nati i bronzi di Riace, quindi è una posizione, è una proposta che fa parlare, ma non vedo ragione di polemiche, ho letto polemiche inutili, l'unica polemica possibile è che mi spieghino perché loro devono essere fragili. Proviamo a mettere lei o del Chiaro 2000 anni sott'acqua, vediamo come vi troviamo. Posso chiedere una cortesia, siccome è cominciato il suo discorso con quel riferimento battuto ai prigionieri, posso chiedere a cosa faceva riferimento esattamente, perché è una stagione particolare quella che ha evocato, no? No, insomma, intendo dire che la Calabria si è mossa in maniera molto discontinua, facendo delle copie anche lì, poi referendum. Il problema è avere un atteggiamento razionale, che ha avuto anche il ministro Franceschini, che non ha avuto invece la commissione per lui istituito, proibendo sostanzialmente per ragioni costituzionali che i bronzi si muovano. Ora, mentre proibivano ai bronzi di venire a Milano per l'Expo, hanno fatto una mostra di 50 bronzi dello stesso tempo a Palazzo Strozzi a Firenze. Gli unici bronzi che non si possono muovere sono questi. Ma perché? Cioè, chi è che ha stabilito questa grottesca teoria? Ne parlavo con il ministro Baig, bronze sottile, ma non è bronzo sottile? Cioè, la quantità di menzogne che sono state dette per non muoverli rappresenta forse la preoccupazione dei calabresi che, essendo una regione che è stata molto maltrattata, li portino via per sempre i bronzi. Tra l'altro un progetto che non sarebbe senza fondamento se pensassimo di mandarli a Roma, ma la legge prevede che le opere ritrovate stiano nella regione e nel museo dove sono state recuperate, per cui questo si può capire. Ma questa interdizione a farle muovere l'ho sempre trovata insensata. E loro avranno, mi risponderanno, no, scarpi, non ti rendi conto che sono fragili. Fragile sono io, fragile è stata mia madre, fragile sono
gli esseri umani che possono essere contagiati. La fragilità è degli uomini, le sculture non sono fragili e oggi abbiamo tutti gli strumenti per poterle far muovere. Io trovai all'epoca, quando volevo portarle a Milano, un amico che produce mostre che si chiama Luisa di Canossa, che aveva provato un treno con degli ammortizzatori perché sarebbero stati dei cuscini con una principessa sul pisello, ed è una balla assoluta che siano fragili, una balla assoluta. Si possono muovere e occorrerebbe farlo con giudizio, andarli, diciamo, fra in tempi naturalmente non troppo frequenti, ogni 5 anni in una grande capitale, Parigi o New York, sarebbe cosa giusta. Questo non accade, noi vediamo Pietrasanta vederlo, li vediamo rimersi nell'acqua in un procedimento reversibile della loro stessa esistenza, sono stati sollevati per essere resi prigionieri, cioè per riporti fuori dall'acqua, stavano meglio in acqua, perché tanto, voglio dire, l'idea che stiano in uno stagno, in un museo a Reggio Calabria è una misura, come dire, di sequestro vero e proprio. Però capisco che queste mie parole potranno generare una polemica. Una polemica non è tanto con il direttore del museo, che è mio amico, ma è con queste commissioni di parrucconi bugiardi che raccontano che sono fragili. Ma fragili dove? Ma cos'è che è fragile? Certo che devi essere prudente, ma non sono affatto fragili. Si possono tranquillamente muovere, questo va detto da una commissione autentica che abbia la volontà di dire il vero, non di mentire continuamente. Però insomma, io fa fare delle polemiche, poi non sono neanche uno spirito polemico. Dove sono le opere? Le opere sono qua sotto. Si vede qualcosa? Si vede qua. Adesso? Sono qua sotto, si vede. Si affaccia. Signore e signori, un attimo di silenzio, grazie tanto di essere qua a questa cerimonia, a questa installazione dei bronzi, delle copie dei bronzi di Riace a Pontile di Tofano. Io intanto volevo approfittare per fare un minuto di silenzio in memoria di Piero Angela, che è un personaggio della TV veramente importante, che ha fatto tanto. Era una persona veramente in gamba, seria, quindi era giusto, è giusto ricordarlo. Un minuto di silenzio, grazie. Possiamo cominciare. Grazie. Intanto diamo il benvenuto all'onorevole Vittorio Sgarbi per essere qua a questa cerimonia. Un saluto lo voglio fare anche a Federica Rotondo, che è stata l'ideatrice. L'ideatore Roberto della Fonderia, Roberto De Chiaro, ufficio stampa, va bene, precisiamo. Comunque grazie a tutti quelli che hanno potuto partecipare e progettare questo evento, dei bronzi, la copia dei bronzi di Riace, la Fonderia De Chiaro, Master Roberto De Chiaro, Franco De Chiaro, la Fonderia Massimo De Chiaro, Barbara De Chiaro e tutti quelli che insomma hanno contribuito a questa bellissima iniziativa. Voglio veramente ringraziare tutti di cuore, perché appena la nostra Valentina Foghe dell'Ufficio Cultura mi ha fatto vedere questo importantissimo progetto, io ho subito aderito e ho cercato con Valentina Foghe di accelerare questa iniziativa, questa installazione, perché la ritenevo veramente importante nei 50 anni del ritrovamento dei bronzi di Riace, a Riace, nelle spiagge di Riace, di fronte a Riace, veramente una bellissima iniziativa. E quindi abbiamo voluto proseguire con questo progetto. Io ho avuto modo anche di parlare con il sindaco di Riace, il quale voleva essere qua, però anche loro hanno tutto un cartellone di festeggiamento e quindi arriverà nei prossimi giorni. Quindi veramente bello oggi essere qua in un contesto meraviglioso. Questo importantissimo pontile,
questo sfondo delle Apuane, questo contesto, questa giornata meravigliosa. Quindi verranno poc'anzi immersi sul fondale, sull'arenile, questi due monumenti, questi due bronzi che resteranno sul fondale almeno un anno. Quindi nei momenti in cui il mare sarà calmo si potranno ammirare direttamente dal pontile. Quindi veramente una bellissima giornata. Io subito mi sono entusiasmato per quanto riguarda sia dal punto di vista scientifico e artistico. Scientifico perché i bronzi rappresentano il mare nel Mar Tirreno, con la sua salinità, daranno dei risultati dei processi biologici di ossidazione, quindi ci saranno probabilmente studi per quanto riguarda il momento scientifico. Artistico perché la fonderia del Chiaro, come tante altre attività artigianali che sono sul territorio, sono l'eccellenza veramente non solamente di Pietrasanta, sono l'eccellenza toscana, nazionale e internazionale. Sono quelle realtà che danno lustro, prestigio a Pietrasanta. Se oggi Pietrasanta è riconosciuta come città internazionale per quanto riguarda l'arte, grazie ai nostri artigiani. Veramente, io gli farei anche un bel applauso perché lo merita. Grazie. Ringrazio il sindaco per il suo entusiasmo, ringrazio l'amico Mallegni per questo pontile memorabile che a lui si deve. Avendo avuto questa così felice idea, gli ho detto che poteva venire anche nudo. Io, con i bronzi di Riace, no? Avere il sindaco, non sarei stato una figura così. Perché il tempo in qualche modo infligge su di noi quello che non ha inflitto ai bronzi. I bronzi sono eternamente giovani, io sono diventato vecchio e tutti noi diventiamo. Sono diventato così vecchio che entrando sono rimasto colpito, ma non ho saputo che reazione avere davanti a una bellissima ragazza che vorrei voi vedeste. E qui la vedete davanti a me, questa, ecco, avete capito che era lei, che mi è sembrata degna dei bronzi di Riace. E però ho pensato, fossi stato quello che ero, avrei evitato di parlare dei bronzi e avrei parlato con lei. E invece comunque ve la indico perché si perde appunto il pelo, ma non si perde il vizio, ma in questo caso sarebbe un vizio, forse il contrario, cioè occuparsi di parti posteriori, questa dominanza del gusto gay che è diventato un vizio e che pure i bronzi legittimano, perché sono nudi e sono un tema importante anche per il mondo erotico, così come la figura di San Sebastiano. E oggi sono cambiate molte cose. E nella fattispecie io ero convinto di essere un generatore di polemiche e certamente lo sono stato, lo posso essere. In questo caso però mi ha colpito che un'iniziativa così bella, così semplice, così pura, anche determinato polemiche che vedo in queste ore, come quella da parte della Calabria sopra idea ridicola, dicono, e risorse sprecate. Vorrei sapere che risorse? Le risorse sono solo nel Chiaro. Quindi risorse sprecate, che ormai sono quelle che si spendono malamente in Calabria, anche per fare ridicole forme di tutela per i bronzi dal terremoto e da altre cose. Qui non tu hai speso qualcosa, perché la regione ha speso qualcosa, quindi nessuna risorsa sprecata. Quindi, prima bugia. Secondo, idea ridicola, e questo apre una seconda polemica di cui sono stato informato questa mattina, tra un'idea che io da molti anni conosco, da quando un grande pittore che si chiama Carlo Guarienti, che oggi va a compiere 100 anni, mi segnalò di venire a vedere qui su questo ponte i due bronzi, che erano secondo lui una bellissima invenzione, in un momento di difficoltà per poter proporre ed esporre i bronzi di Riace. Volevo in quel momento esporli all'Expo di Milano, mi sembrava un'idea molto semplice e logica. È stata guardata con qualche interesse da Franceschini, poi bocciata da una commissione di deficienti, puri deficienti, che hanno inventato che i bronzi sono fragili. Ora io vorrei vedere per 2000 anni sott'acqua il sindaco e Mallegni, per vedere come viene parlato. La fragilità è proprio degli uomini e non è proprio dei bronzi. L'idea che adesso vengano rimessi in acqua mi sembra una dimostrazione che non corre pericolo un bronzo protetto dal mare, che ritorna al mare così come Venere dal mare è uscita. Ma la polemica che è nata, e qui vale la pena che sia l'avete capita all'inizio, quando il sindaco ha pensato a un'idea di una giovane signora che è qua con noi, che avrebbe inventato quello che ha detto a me il concept. Io non voglio discutere di questo, però io stesso l'ho letto.
mi pare di capire che il concetto è invece tutto nell'idea iniziale di quasi 20 anni fa di riprodurli, cioè di farli essere, intanto ci sono, che poi questa sia una performance e chi questa performance abbia pensato è il tema della seconda polemica della giornata, cioè se sia un'idea, come mi dice nel chiaro, della sua famiglia o se sia un'idea della curatrice che ha proposto questa iniziativa. Io questo non lo so e vorrei che... Quindi due polemiche che nascono d'improvviso, tanto che tu sei stato interdetto quando hai pronunciato il nome perché evidentemente non eri informato, quindi ci muoviamo sul filo della polemica. La polemica reale invece è rispetto alla Calabria che indica questa nostra iniziativa che io ho accettato di patrocinare perché qualche mese fa, facendo una mostra sul falso nell'arte, e questi non sono falsi ma sono riproduzioni, avevo chiesto all'amico del Chiaro di prestarmi per Rovereto, per il Marte che presiedo, i due bronzi che abbiamo messo in questo meraviglioso spazio che è la piazza di Mario Botta del Marte. Certamente vederli lì ha creato un equivoco. L'idea di non poterli vedere da 41 anni, altro che a Reggio Calabria, è uno scandalo italiano. Spero che questo governo, il prossimo ministro, lo risolva, perché tu non puoi dire che non si possono prestare i bronzi quando io stavo preparando l'iniziativa all'Expo e c'era un amico in Villa di Canossa che aveva preparato un treno ammortizzato con dei materassi come se fosse la principessa sul pisello e spostandoli con grande tenerezza perché diciamo sull'aereo potrebbe cadere l'aereo e sul treno non cade niente, il treno morbidissimo. Ora hanno inventato questa mitologia della fragilità, ne hanno risolvati 3 volte, io li ho visti per primo, io ho una primazia rispetto ai bronzi, forse non era la ragione per cui sono stato chiamato, altro che perché sono venuto ad ammirare le riproduzioni di Del Chiaro su sollecitazione dell'amico Guarienti, ma nel 1972, ragazzo, in piena forma, andai a vedere il museo di Reggio per 2 capolavori di Antonello e un custode, mi ricordo ancora, mi disse se mi dà una piccola mancia le faccio vedere una cosa straordinaria. Entrai in una stanza e c'erano distesi in condizioni sostanzialmente buone i bronzi recuperati. Furono poi da ripresi nel 72 e mandati a Firenze, dove furono restaurati da Francesco Nicosia, che nell'80 li espose al Museo Archeologico senza cataloghi, uffici stampa, parlarono da soli con un tantan che arrivò Cristo quando copriva i monumenti, cioè l'idea è che noi facciamo l'opposto di quello che è stato fatto quando le abbiamo recuperate per mostrarle, le nascondiamo, ma le nascondiamo perché si sappia che esse vivono dentro il mare, lo agitano, lo animano, lo fanno sentire il mare di una grande civiltà, il Mediterraneo è il mare più importante per la civiltà universale, quindi questo gesto che pure è così lontano dal luogo reale del ritrovamento è un gesto che li riconsacra, è come un battesimo, questo è tornare nell'acqua e battezzare i bronzi di Riace a 50 anni come se fossero rinati oggi. Quindi quando me l'ha proposto Del Chiaro io ho detto mi pare una buona idea, poi appunto, qui occorrerà stabilire se questa idea sia un'idea di chi li ha fatti o abbia una configurazione propriamente artistica, una vera e propria performance, cioè si fa un'operazione di natura concettuale attraverso qualcosa che sembra innaturale, porti le cose dall'acqua per metterle in un museo, e questo hanno fatto loro. Noi invece le prendiamo da uno spazio dove possono stare e le rimettiamo in acqua, con la felicità della capitaneria. Mi pare che sia una grande idea e non capisco la polemica se non per impotenza fatta dai calabresi. Non si capisce perché non potevano fare, non si capisce quale risorse sprecate, non si capisce quale idea ridicola, perché ridicolo? Tanta arte contemporanea, c'è un grande artista diventato famoso perché ha messo un Cristo nella pipì, si chiama Serrano, certo, una grande provocazione, anche un'idea di una sofferenza può essere rovesciata, che non è una provocazione, ma è che quello che è stato fatto a Cristo è la massima delle umiliazioni, quindi con quello si è creata la mitologia di un artista che si chiama Serrano. Qui stiamo facendo qualcosa che va oltre i bronzi e riguarda l'idea dei bronzi attraverso una loro materializzazione intelligente, proprio perché quelli che esistono sono inamovibili, e qui tornano nel luogo da cui provengono. Quindi è un'idea, è un ritornare indietro, è un percorso come quello dei salmoni, è un percorso... E quindi credo che consenta di dire molte cose, di evitare inutili polemiche, di capire come questa idea sia nata. Io certamente l'ho interpretata nel senso più positivo della parola, perché io appena appena uscirono dall'acqua li ho visti, e l'acqua ancora li aveva consacrati con alcune conchiglie, incrostazioni, ci voleva poco a pulirle, così è stato fatto, per poi esporle nell'80 e nell'81 a Firenze e a Roma. Oggi che questa possibilità sembra non esserci, per un imbarazzo di un governo che si è fatto intimidire da falsi tecnici, che hanno inventato addirittura
un principio costituzionale che vale solo per i bronzi di Riace, non vale per altri bronzi. Io chiamai il mio collega ministro della cultura in Grecia per chiedergli l'auriga di Delfi, non me lo prestò, ma non per ragione di conservazione, perché Delfi si consacra in quell'auriga, ma l'idea che un bronzo non si possa muovere è un controsenso logico. Qui oggi lo smettiamo, naturalmente lo facciamo con dei duplicati di grande qualità, di grande invenzione. Ecco, c'è un'idea, io sono qui a rappresentarvi la felicità di quest'idea in questo luogo bellissimo, e mi pare che sia riuscita. Io non ero così convinto che avrebbe avuto questa capacità di penetrazione. La vostra presenza in una giornata bella in cui si va naturalmente a fare il bagno quest'ora, e la presenza perfino di Vallegni, che è appunto un senatore, e del sindaco, ci dà l'idea che si è colta una invenzione, una capacità di far diventare i bronzi di Riace quello che sono, cioè arte contemporanea. Essi sono contemporanei, lo sono intanto perché tutta l'arte è contemporanea, anche Fidia, ma massimamente quelli che interloquiscono con noi da soli 50 anni, anzi da 40, perché prima non c'erano, nessuno poteva parlare dei bronzi di Riace del 28, del 35, del 42, quindi essi hanno, sono più giovani di me, hanno 20 anni meno di me. Sono contemporanei, questa loro presenza contemporanea dell'istituzione all'acqua ha qualcosa di consacrato come principio che stabilisce in modo ineluttabile che tutta l'arte è contemporanea, come contemporanea, non so, la bella, la lupa dei due, o a Volterra abbiamo la chimera, cioè possiamo dire che la chimera non è contemporanea, cioè quante cose sono presenti a noi e partecipano alla nostra vita. Ecco, i bronzi lo sono sommamente e appartengono alla chiave più significativa della storia del Novecento, del secondo Novecento. Ecco, oggi questo lo dimostriamo, mi sembra un teorema molto importante che forse come accade sarà aiutato dalle polemiche. Non dico, l'amico del Chiaro, che senza polemiche non c'è notizia, oppure qualcuno si faccia male, occorre un incidente, occorre che tu anneghi l'ufficio stampa, qualcosa che stabilisca. Per cui lo scandalo è la benedizione e il battesimo di questa iniziativa. Agli amici di Reggio Calabria dico: state sereni, state sereni, state sereni, ve l'abbiamo visto, abbiamo vinto noi, avete pensato a celebrare a casa vostra, noi abbiamo espropriato i bronzi, abbiamo portati qui e qui sono al centro del mondo. Grazie a Del Chiaro, grazie a questa bella invenzione.